Eppur si muove, eppur il calciomercato del Milan si muove. Signori, arriva la prima ufficialità, mettiamola così. Se ne è parlato per tanto tempo, ma sono arrivate le foto pochi minuti fa, anche sul sito di Milan News. Divock Origi è appena sbarcato all'aeroporto di Malpensa e quindi domani mattina sosterrà le visite mediche e arriverà la tanto sospirata ufficialità e Origi diventerà un nuovo giocatore del Milan. Ragazzi, sono molto contento e voi direte, ma che c'è da essere contento che arriva Origi alla fine, vedi, la riserva delle riserve del Liverpool? Per carità, sono contento principalmente per un motivo. Perché questo calciomercato si sblocca, finalmente succede qualcosa. Ragazzi, è più di un mese che non facciamo altro che parlare di voci. Voci sul giocatore che arriva, voci sul giocatore che non arriva, voci sul rinnovo che arriva, poi che non arriva, voci su quello e su quell'altro. Origi è 3 settimane che doveva sbarcare a Malpensa e fare le visite mediche. 3 settimane. Finalmente questa è la settimana buona. Origi è sbarcata a Malpensa, ha fatto le foto e adesso starà in hotel, domattina in visita medica e diventerà ufficialmente un giocatore del Milan. Al di là della felicità perché finalmente si è sbloccato qualcosa e speriamo sia di buon auspicio per sbloccare i rinnovi di Maldini e Massara, perché qua il tempo non c'è più, manca 3 giorni alla scadenza del contratto, non voglio più dirlo, ogni giorno lo ricordo. Al di là di questo dobbiamo parlare appunto dell'aspetto tecnico. Ora, facendo tutti gli scongiuri del caso, domani le visite mediche dovrebbe andare tutto bene, quindi sarà ufficiale. Dobbiamo decidere se ci serve o no. Cioè, razionalmente, ci serve Origi? Sì. La risposta è un secco sì. Perché Lazetic probabilmente andrà in prestito, comunque non è pronto sicuramente per giocare nel Milan neanche come prima riserva. Colombo lo stiamo girando di nuovo in prestito, pare a Lecce. Ibrahimovic almeno fino a gennaio è fuori e non sarei così sicuro di come ritornerà a gennaio, probabilmente ci potrebbe volere più tempo. Di fatto l'unica punta centrale che abbiamo in rosa disponibile per giocare al momento è Olivier Giroud, basta, nient'altro. Quindi è chiaro che dal punto di vista numerico era fondamentale una prima punta. E qua si potrebbe discutere sul ma perché proprio Righi. È chiaro che si sarebbe potuta prendere una punta di livello maggiore, però sappiamo come funziona. Sa che questo potrebbe essere l'ultimo anno di Ibra, sa che questo potrebbe essere l'ultimo anno di Giroud. Si è voluto giocare questa carta dell'acquisto a zero, secondo me perché vuole posticipare ancora l'acquisto della punta. Questo perché sappiamo tutti che l'acquisto di una punta centrale nel mondo del calcio odierno è una delle cose più costose che c'è. Cioè, per assicurarti una punta centrale di alto livello devi spendere veramente tanti soldi. Per fare un esempio recente qua in Italia, Vlahovic è stato pagato 70 milioni dalla Juventus, oltre ai 7 milioni in ingaggio. È sicuramente una punta di alto livello, ma ci hanno speso tantissimo. Se volevi anche uno Scamacca, che non è poi una punta di così alto livello, il Sassuolo chiedeva 40 milioni. Ma se andiamo a vedere le punte centrali, tolto il discorso Lukaku all'Inter, che diciamo è un discorso particolare, ecco. E comunque l'hanno preso in prestito e toccherà spendere di più per averlo in maniera definitiva. Per fare un investimento su una punta centrale di buon livello, almeno quei 40-50 milioni dovevi spenderli, almeno, minimo. Il Milan ha deciso di voler investire il budget a disposizione, fantomatico budget di cui non si sa bene mai l'importo, quello che sia, ha deciso di investirlo di più per altri ruoli in cui siamo carenti, quindi non la punta centrale, dove appunto prendiamo Righi a zero, non il difensore centrale dove abbiamo appena perso Botman, presumibilmente, ovviamente io non sono lì nella stanza dei bottoni a decidere, ma ragionando su quello di cui il Milan ha più bisogno, oltre alla punta che ok si è deciso che costa tanto e quindi si rimanda l'investimento, trequartista di esterno destra, questi sono i ruoli più scoperti, perché trequartista c'è Diaz che quest'anno, mi spiace per lui, ma no. Decisamente ha reso sotto le aspettative e i sostituti erano tutti degli adattati, che sì, che se n'è pure andato, Krunic che fa il suo ma è un po' un soldatino e così via. E sull'esterno destro, insomma, Castillejo andrà via e abbiamo Salemakers e Messias che
possono rendere fino a un certo punto. Anche loro non sono certi i titolari di un Milan che vuole puntare a rivincere lo scudetto e a fare meglio in Champions. Quindi io diciamo, accolgo con serenità questo acquisto, solo se a fine mercato avremo un nuovo trequartista e un nuovo esterno destro validi. In quel caso, ok, allora avallerò, diciamo, personalmente l'acquisto di Origi, perché Origi è comunque un giocatore che come riserva può fare il suo. Vero che verrà a fare la riserva di Giroud. Giroud avrà 36 anni in questa stagione, quindi ci sta che alcune partite le salterà e lì servirà Origi. Dico la verità, secondo me comunque Origi se la potrà giocare per il posto da titolare con Giroud. Secondo me partirà Giroud come titolare, un po' per il fatto di riconoscenza, perché abbiamo vinto lo scudetto con lui titolare per quasi tutto il girone di ritorno. Ha fatto comunque dei gol importantissimi, decisivi, come nel derby contro l'Inter e come il gol decisivo contro il Napoli. Quindi anche per un fatto di riconoscenza e per quello che ha dimostrato in quest'annata, Giroud merita comunque di partire titolare nello schieramento del Milan. Però secondo me Origi, se si gioca bene le sue carte, anche considerando che è più giovane, comunque Origi ha 27 anni, può anche scalzare Giroud. Va detto che è una punta con caratteristiche diverse. Giroud è una punta, diciamo, lenta, macchinosa, più fisica, brava nei colpi di testa. Origi è diverso, è un giocatore che ama più svariare sul fronte offensivo. Anche lui è fisico, ma è più uno da scatto e rapidità, dribbling. E quindi, secondo me, al di là dei possibili titolare panchinaro, si può ragionare su Giroud e Origi come una coppia di attaccanti che può essere ben assortita in base alla partita che si parerà dinanzi al Milan, mettiamola così. Nella partita dove magari c'è la difesa chiusa in stile Torino che è da scardinare, forse può servire più Origi. Nella partita invece dove sei contro una squadra che offre più il fianco al contropiede, come può essere un Verona o un Sassuolo per esempio, potrebbe tornare comodo Righi al posto di Giroud, che magari insieme a Leao potrebbero fare una coppia esplosiva in velocità e dribbling lì davanti. Chiaro, Righi viene da un anno dove ha giocato molto poco, quest'anno ha segnato comunque 6 gol e 4 assist, ma ha giocato pochissimo, 7 partite tutte da subentrato in Premier, pochissimo anche in Champions e in Coppa. Quindi ha chiaramente vissuto un'annata negativa dal punto di vista delle presenze, ma comunque non così negativa dal punto di vista dei numeri. Non è mai stato un goleador, non mi aspetto un goleador, mi aspetto uno che però quando verrà chiamato in causa darà il suo contributo in termini di gol, in termini di assist, di dribbling, di presenza offensiva. Deve essere uno che non deve far rimpiangere Giroud e credo che ce la possa fare. Poi è chiaro, non gli chiediamo di essere il nuovo fenomeno dell'attacco perché non lo sarà, secondo me sarò lieto di essere smentito nel caso. Però ecco, dovrà essere uno pronto all'occorrenza che potrà servire specialmente per alcuni tipi particolari di partita. Per me giocherà parecchio Giroud e Origi, lo dico già adesso. E più che un panchinaio di Giroud sarà un co-titolare, se la giocheranno entrambi. Magari alcune volte li potremmo anche vedere schierati insieme, perché, anche questo va detto, Origi è anche un giocatore che si può adattare sulla fascia, ha già giocato come esterno sia destro che sinistro in carriera e quindi nel caso potrebbe anche esserci un attacco con Leao a sinistra, Giroud al centro e Origi a destra, magari in corso d'opera, a sostituire un Salemakers più difensivo, dobbiamo recuperare, mettiamo Origi e fa tipo la seconda punta barra esterno destro. È uno schema che secondo me si potrà provare, ma sarà ovviamente mister Stefano Pioli a decidere. Questo era il mio pensiero su Righi, domani quindi arriverà visite mediche ufficialità. Vi ringrazio a tutti se siete arrivati fino a questo punto del video e grazie tante anche per le iscrizioni, siamo arrivati a 110. Se volete, se siete arrivati fino a questo punto e non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un like, mi farebbe molto piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!